Buongiorno a tutti, io mi chiamo Marco e vengo da Alessandria, sono venuto qui con il mio amico Davide e insieme a Beatrice e a Elisa siamo qui nelle vesti di genitori consapevoli che non c'era un altro posto dove poter essere questa mattina in alternativa. Quella che è la nostra consapevolezza è che il poter dare la speranza di un futuro vivibile ai nostri figli è una nostra responsabilità. Non potremmo sottrarci a questa cosa e non potremmo fare altro nei loro confronti. Quello che ora a Glasgow sta iniziando e quello che stanno decidendo i politici non dovrà essere semplicemente una promessa, perché noi delle promesse siamo stufi. Quello che dovrà seguire è una serie concreta di provvedimenti e di iniziative affinché venga gestita finalmente in maniera adeguata la crisi climatica. Vi ringraziamo di essere qua, come è avvenuto per la staffetta, credere in questo evento, nell'importanza di riunirsi. Nonostante questa situazione meteorologica non favorevole, ma se non prendiamo provvedimenti tutti insieme in modo urgente, la situazione non potrà che peggiorare. E quindi noi invitiamo tutti davvero a prendere coscienza di quello che sta succedendo, di fare pressioni sui governi, di manifestare e di attuare quei piccoli cambiamenti che probabilmente tra noi che siamo qua già sono in atto, insomma, e di divulgare, cioè di far sì che le persone siano sempre più coscienti di quello che sta accadendo al nostro pianeta, perché ci riguarda vicino. Non si tratta di salvare il pianeta, si tratta di salvare noi stessi e i nostri figli, e le generazioni future. Abbiamo questa responsabilità che però è anche una speranza in cui noi crediamo, e per questo che abbiamo organizzato prima la staffetta Running for Future che ci ha portati alla pre-COP, e ora siamo di nuovo qua per far sentire la nostra voce e continueremo a farlo.